L'Iliade è un poema epico scritto da Omero, che narra le vicende della guerra tra Achei e Troiani. Il poema inizia con la visita del sacerdote di Apollo Crise presso il re Agamennone. Crise chiede ad Agamennone la restituzione della figlia Criseide, ma Agamennone rifiuta di accettare la richiesta di Crise. Il rifiuto di Agamennone provoca l'ira di Apollo, che per punizione provoca una pestilenza fra l'esercito del re Acheo Agamennone. Su consiglio di Atena, Achille convoca un consiglio di guerra e chiede ad Agamennone di restituire Criseide. Agamennone accetta a patto di ricevere Briseide, la schiava assegnata ad Achille, che va su tutte le furie. Dopo l'intervento di Atena, Achille accetta la proposta, ma si ritira dal conflitto tra Achei e Troiani. Deluso e amareggiato, Achille invoca davanti al mare la madre Teti. Il figlio racconta alla madre del torto subito e le chiede di parlare con Zeus e di intercedere in suo favore. Mentre gli dei celebrano un banchetto, Teti riferisce tutto a Zeus, che decide di prendere le difese di Achille, ma Era si ingelosisce. Efesto riesce a smorzare la tensione facendo ridere lei e tutti gli invitati del banchetto degli dei. Durante il consiglio di guerra prende la parola il soldato Terzite, che sferra un duro attacco al re Agamennone e invita gli Achei ad abbandonare l'assedio di Troia. Ulisse cerca di calmare Terzite con decisione. Prima battaglia. Nell'Iliade sono descritte 4 battaglie. Vediamo la prima di queste. Cerchiamo di analizzare da vicino gli schieramenti della prima battaglia. Gli Achei erano molto più numerosi dei Troiani, che fra i loro comandanti principali avevano i fratelli Paride ed Ettore, figli di re Priamo, il re della città di Troia. Tra i condottieri degli Achei ricordiamo Ulisse, che troveremo anche nell'Odissea, Agamennone, Menelao, Diomede e Aiace. La battaglia ha inizio. Paride, vedendo il marito di Elena che era fuggita con lui da Sparta, fugge dal terrore. Ettore lo rimprovera. Paride ritrova il coraggio e propone a Menelao di risolvere il conflitto con un duello fra loro. Re Priamo assiste al duello con Elena. A un certo punto Paride sta per soccombere e viene salvato solo dall'intervento divino di Afrodite, che lo porta al sicuro avvolto dalla nebbia. Quindi Elena di Sparta era la moglie di Menelao. Elena è fuggita con Paride. Dopo il salvataggio di Paride, i combattimenti si interrompono, ma Zeus, durante una riunione con gli dei, invia Atena a Troia per far riprendere i combattimenti. Così l'arciere Pandaro, istigato da Atena, scocca una freccia che ferisce Menelao, e tale episodio fa riprendere i combattimenti. Seconda battaglia. Anche gli dei prendono parte ai combattimenti. Atena, ad esempio, è dalla parte degli Achei, mentre Ares, Apollo e Afrodite sono dalla parte dei Troiani. Diomede fa strage dei Troiani, grazie anche alla carica di fiducia impartitagli da Atena. Enea, dall'altra parte, combatte, ma è in difficoltà. Così Apollo giunge a salvarlo, e diciamo pure che gli serve vivo per l'Eneide. Incitati da Ares, i troiani riprendono coraggio, ma sopraggiungono Era e Atena, che su autorizzazione di Zeus prestano soccorso agli Achei. Era si trasforma in Stentore, un soldato che urla incitando gli Achei. Nel frattempo Ettore torna all'interno delle mura di Troia ed esorta la madre Ecuba a recarsi con le donne più anziane al tempio di Atena per chiedere il favore della dea. Inoltre Ettore, l'eroe troiano, incontra la moglie Andromaca con il figlio Astianatte e tra loro si svolge una tenera scena piena di amore e affetto. Ritornato sul campo di battaglia, Ettore propone un duello per risolvere il conflitto. Achille non c'è, in quanto ancora in attrito con Agamennone per la storia di Briseide. Aiace Telamonio è l'avversario prescelto di Ettore. I due si affrontano dando prova di pari valore. Si instaura una nuova tregua per permettere agli eserciti di seppellire i caduti. In seguito, gli Achei scaveranno delle fosse a protezione delle loro navi. La fase successiva del conflitto è favorevole ai troiani, che spingono fino alla riva del mare gli Achei, che
che sono riusciti a salvarsi solo grazie al muro di protezione delle navi costruito durante i giorni di tregua. Ettore e Paride osservano la costruzione delle mura dalla loro città. Era ed Atena erano nuovamente pronte a soccorrere gli Achei, ma Zeus le aveva fermate, quindi Zeus in qualche modo assume un atteggiamento di neutralità e vuole che anche gli dei intervengano il meno possibile sulle sorti del conflitto. Agamennone convoca un consiglio di guerra, è scoraggiato e Troia sembra inespugnabile. Vuole abbandonare la guerra, ma Nestore, al seguito della spedizione, consiglia saggiamente ad Agamennone di rappacificarsi con Achille. Agamennone accetta la proposta di Nestore e manda un'ambasceria all'eroe Acheo. L'ambasceria di Agamennone è composta da due personaggi graditi ad Achille, Ulisse e soprattutto Fenice, l'anziano pedagogo di Achille, al quale Achille è molto affezionato. I due dicono ad Achille che Agamennone è pronto a restituirgli Briseide, a ricoprirlo di doni preziosi e a dargli in sposa una delle sue figlie. Ma l'eroe Acheo rifiuta, in quanto è ancora arrabbiato con Agamennone per quanto accaduto. Achille tratta con cortesia l'ambasceria, insieme al suo fedele amico Patroclo, e chiede a Fenice di dormire nella sua tenda. Agamennone manda in perlustrazione Ulisse e Diomede nel campo dei troiani. I due trovano un troiano, Dolone, che stava facendo altrettanto dagli Achei e lo uccidono. Quindi i due uccidono anche il re di Tracia, Reso, che era giunto in soccorso dei troiani e ruberanno dei bellissimi cavalli appartenuti a questo re. Terza battaglia. Achille osserva dalla sua nave una nuova battaglia tra Achei e Troiani e gli Achei subiscono perdite gravissime, tra i feriti anche Ulisse, Diomede e Macaone, un altro eroe al seguito della spedizione. Achille manda Patroclo da Nestore a chiedergli informazioni. Nestore chiede a Patroclo di farsi prestare le armi di Achille per ingannare i Troiani. La situazione è disperata per gli Achei. I troiani guidati da Ettore sfondano il muro che gli Achei avevano costruito e arrivano alle navi Achee. La battaglia prosegue, ma la situazione degli Achei è disperata. Vi ricordate che Zeus aveva vietato l'intervento di Era e di Atena quando gli Achei si erano salvati grazie alla costruzione del muro? Era però si fa prestare il cinto magico da Afrodite che riesce a stregare Zeus distogliendolo dal campo di battaglia. Così Poseidone ne approfitta intervenendo a favore degli Achei che, come abbiamo visto, sono in difficoltà. Zeus si risveglia dopo i momenti trascorsi con Era e si accorge di Ettore colpito da Aiace a terra. L'influenza degli dei a favore degli Achei aveva dato i suoi frutti. Zeus si infuria, fa tornare Poseidone in mare e ordina ad Apollo di curare Ettore, che tornato in forze riesce a trascinare i troiani e a dar fuoco alle navi degli Achei. Patroclo convince Achille a farsi prestare la sua armatura. Così corre a soccorrere gli Achei. Vedendo Achille, i troiani iniziano a demoralizzarsi, mentre gli Achei riprendono vigore. Patroclo, travestito da Achille, e gli Achei fanno strage dei troiani, che ripiegano faticosamente. Achille aveva raccomandato a Patroclo di essere prudente, di non spingersi verso le mura di Troia. Ma Patroclo non ascolta e, preso dalla foga, si spinge fino alle mura, che sono protette da Apollo. Euforbo aveva ferito Patroclo. Ettore lo finisce e scopre che Patroclo aveva preso l'uniforme del suo nemico Achille. Ettore è preoccupato e sente che questo episodio avrà delle pesanti conseguenze per lui. E Ettore prende l'armatura che appartiene ad Achille, quindi spoglia Patroclo dell'armatura che indossava, che era di Achille. La salma senza armi di Patroclo viene recuperata da Aiace e Menelao, che la conducono nell'accampamento greco. Alla notizia della morte di Patroclo, Achille si dispera e va su tutte le furie. La madre Teti corre dal figlio disperato. Achille dichiara alla madre di voler tornare a combattere. Teti conosce il destino del figlio, che verrà ucciso da Paride, e tuttavia si recherà da Efesto a chiedere al dio di forgiare nuove armi per il figlio Achille. Quarta battaglia. Achille dichiara agli Achei di essere pronto a tornare a combattere.
Era compie un incantesimo per far parlare il cavallo di Achille, Xanto, il quale preannuncia all'eroe che la sua morte è vicina. In occasione della quarta battaglia, Zeus continua a voler rimanere neutrale, tuttavia consente agli altri dei di essere liberi di potersi schierare. Vediamo come si schierano le divinità. 2.1. Era, Atena, Poseidone, Hermes ed Efesto si schierano con gli Achei. 2. Ares, Apollo, Afrodite, Latona e Artemide con i Troiani. Come era prevedibile, Achille fa strage dei nemici. Il fiume Scamandro è colmo di sangue e il fiume intende fermare Achille travolgendolo con le sue acque, ma Efesto giunge a salvare Achille dalle acque del fiume. I troiani, demoralizzati dall'andamento della quarta battaglia, si rifugiano all'interno delle mura di Troia. Tornato a lottare, Ettore fugge dalla paura alla vista di Achille. Gli si fa incontro Atena, che prende le sembianze del fratello di Ettore, Deifobo, invitandolo a smettere di avere paura, per poter così affrontare a duello Achille. Così Ettore sfida a duello Achille, che vince lo scontro e porterà via il cadavere di Ettore legandolo per i talloni sul suo carro, mentre il padre Priamo, la madre Ecuba e la moglie Andromaca, straziati dal dolore, assistono alla scena dalle mura della città. Gli Achei celebrano i funerali di Patroclo, che saranno accompagnati anche da giochi atletici in suo onore. Achille umilia la salma di Ettore girando attorno alla tomba di Patroclo con il suo carro e Ettore era ancora attaccato al carro di Achille. Apollo è seccato di questo comportamento, così Zeus convoca Teti, la madre di Achille, affinché comunichi ad Achille l'indignazione degli dei. Priamo giunge nella tenda di Achille, offre ricchi doni all'eroe degli Achei in cambio del corpo del figlio Ettore. Achille si commuove anche perché il re dei Troiani gli ricorda molto il padre, così Achille decide di dare al re Priamo il corpo del figlio Ettore. Priamo giunge nella città di Troia con la salma di Ettore, che può così avere degne esequie. Ettore è compianto da tutti i suoi parenti e dagli abitanti, che sentono vicina la fine della loro città a causa della caduta del suo più grande difensore, Ettore. L'Odissea è un poema epico attribuito secondo la tradizione a Omero, che sarebbe vissuto intorno all'VIII secolo a.C. Ad Omero è stato attribuito anche un altro poema, l'Iliade, che narra le vicende antecedenti alle avventure dell'Odissea. L'Odissea narra le gesta del re di Itaca, Ulisse, che dopo la guerra di Troia intraprende il viaggio di ritorno verso casa, un viaggio lungo e periglioso, nel quale il re di Itaca dovrà superare tante difficoltà per poter riabbracciare sua moglie e suo figlio. Dopo essere salpato da Troia, Ulisse giunge con il suo equipaggio presso la terra dei Ciconi, che durante la guerra di Troia erano alleati con i Troiani. Ulisse vuole vendicarsi degli alleati dei suoi nemici e grazie ad un attacco a sorpresa sembra avere la meglio sui Ciconi. Ulisse festeggia la vittoria con i suoi uomini, che durante la notte faranno scorrere fiumi di vino. Gli abitanti di Asmara, creduti vinti, riemergono dal loro torpore, attaccando a sorpresa l'equipaggio del re di Itaca, che sarà costretto alla fuga per non perdere tutto il suo esercito. Dopo qualche tempo, Ulisse giunge presso la terra dei mangiatori dei fiori di loto, un fiore, secondo gli abitanti del posto, che fa sentire persone felici, ma che è capace di far perdere completamente la testa e la percezione della realtà. Una parte dell'equipaggio di Ulisse si lascerà trascinare dai mangiatori di fiori di loto e Ulisse in persona sarà costretto a recuperare i suoi uomini ormai persi e confusi dagli effetti e dai poteri dei fiori di loto. Recuperato tutto il suo equipaggio, il re di Itaca giunge presso una misteriosa isola dove pascolano pecore giganti e vi è una grande caverna con un grande ingresso. Ulisse prende 12 uomini con sé
e si addentra in questo misterioso posto, portandosi dietro un odore contenente un vino molto potente. Giunti nella caverna, gli uomini ben presto faranno conoscenza dell'abitante di quel posto, Polifemo, un gigante malvagio che aveva un solo occhio. Il gigante imprigionerà i malcapitati nella sua grotta e mangerà diversi uomini dell'equipaggio di Ulisse. Gli uomini si sentono perduti, rimproverano Ulisse di averli portati nella grotta del gigante malvagio ed esortano il loro re ad usare la sua proverbiale astuzia per fuggire da quel posto. Così Ulisse ne inventa una delle sue. Dice al gigante di chiamarsi Nessuno ed offre il potente vino non diluito con l'acqua. In antichità, infatti, il vino era molto più forte del vino di oggi. Il ciclope beve diverse tazze di vino e crollò in un sonno profondo. Fu allora che gli uomini di Ulisse entrarono in azione, accecando Polifemo con un palo appuntito, costruito mentre Polifemo era al pascolo con le sue pecore. Polifemo gridò aiuto. I fratelli risposero all'appello del ciclope, chiedendo a Polifemo cosa turbasse così tanto il fratello nel cuore della notte. Ma il ciclope, rispondendo che nessuno voleva ucciderlo, trasse in inganno i ciclopi e lasciarono solo il fratello. La mattina seguente Polifemo libera le pecore per sempre, sotto le quali si nascondono i fuggitivi. Ulisse è nascosto sotto il ventre del montone, il quale uscirà per ultimo dalla groppa e al quale Polifemo rivolge delle parole per lui e contro Nessuno. Giunti alla nave, Ulisse, ancora scosso dalla perdita dei suoi uomini e bramoso di gloria, urla a Polifemo il suo vero nome, che scaglierà un sasso nel mare e chiederà a suo padre Posidone di aiutarlo. Così il dio del mare renderà ancora più difficile il ritorno in patria di Ulisse. Nel frattempo, nel suo palazzo a Itaca, i proci oziano alle spalle del re nell'attesa di una decisione di Penelope. I proci, infatti, attendono che la donna sposi uno di loro in quanto Ulisse è ormai dato per morto o disperso. Ma Penelope escogita un trucco per allungare l'attesa. Sceglierà uno fra loro quando avrà terminato di tessere la tunica per suo suocero Laerte. Ma nel cuore della notte la tunica viene puntualmente smembrata per diluire ancora di più la disputa dei proci. Ulisse giunge sull'isola di Eolo, il dio dei venti, il quale donerà a Ulisse un odre contenente tutti i venti che aiuteranno l'equipaggio a tornare a casa. E finalmente gli uomini giungono a vedere le coste di Itaca, ma Ulisse si addormenta tenendo l'odre con sé, e gli uomini, convinti che all'interno ci siano ricchezze smisurate che il re non voleva dividere con loro, lo aprono facendo uscire i venti e riallontanando l'equipaggio da Itaca. Ulisse torna da Eolo chiedendo di nuovo il suo aiuto, ma il re dei venti si rifiuta di aiutarlo questa volta, perché solo chi è maledetto dagli dèi non è in grado di tornare a casa con il dono che aveva ricevuto. La sfortunata avventura di Ulisse proseguiva presso la terra degli Strigoni, mostri che attaccarono a sorpresa Ulisse, che perse molti uomini. Il re di Itaca pagò ancora una volta la sua insaziabile curiosità. La maledizione di Posidone aveva cominciato a colpire più che mai. Il viaggio prosegue in un luogo magico e misterioso. Ulisse manda alcuni uomini in esplorazione, ma non vedendoli tornare si mette alla loro ricerca. Durante il tragitto Hermes dona ad Ulisse un'erba magica che dovrà mangiare per tenersi lontano da incantesimi pericolosi. Egli giunge nel palazzo della maga Circe, che aveva trasformato i suoi uomini in maiali. La maga proverà a fare lo stesso con Ulisse, che però è protetto dall'effetto magico delle erbe di Hermes. L'uomo però si invaghisce della maga, che farà altrettanto. I due vivranno per un anno come amanti, fino a quando Ulisse dirà a Circe di volersene andare. Il re di Itaca chiede consiglio alla maga sul come tornare a casa. La maga indica nell'indovino Tiresia l'unico in grado di aiutare l'uomo, ma Tiresia è morto e Ulisse dovrà recarsi nell'Ade per potergli parlare. Giunto nell'Ade, il re di Itaca incontra amici, nemici e compagni di tante battaglie come Achille ed Ettore, e incontra finalmente Tiresia, il quale dice ad Ulisse che per tornare a casa dovrà guardarsi dal canto delle sirene, dovrà fare attenzione a Scilla e Cariddi e soprattutto
dovrà fare attenzione al bestiame del re Sole, che non dovrà essere violato dai suoi uomini. Ulisse si rimette in viaggio, fa tappare le orecchie ai suoi uomini mentre lui si fa legare sull'albero della nave. La sua curiosità lo spinge a voler sentire a tutti i costi il canto delle sirene, ma una volta legato non potrà cadere nella tentazione mortale di recarsi dalle misteriose sirene. Tempo dopo Scilla e Cariddi. Scilla è un pericoloso mostro a sei teste, Cariddi un vortice mortale. Dall'altra parte dei minacciosi scogli battenti, in grado di distruggere qualsiasi imbarcazione. Ulisse è costretto a passare tra Scilla e Cariddi e l'attraversamento gli farà perdere altri uomini, estremati, giungono insieme al loro re, presso la terra nella quale si trova il bestiame sacro di Helios, quello che Tiresia si raccomandò di non mangiare. Ma gli uomini non ascoltano Ulisse, mangiano il bestiame e durante il proseguo del viaggio moriranno tutti a causa delle violente tempeste provocate dall'ira degli dei per la perdita del bestiame violato. Ulisse è l'unico superstite, in quanto unico fra tutti gli uomini, ad aver rispettato il divieto di non mangiare il bestiame sacro di Elio. Ulisse si ritrova naufrago sull'isola dell'immortale ninfa Calipso e vi resterà per molti anni fino a quando egli non deciderà di voler tornare a casa. Ma Calipso è innamorata e non vuole perdere il suo amato, così promette al re di Itaca l'immortalità in cambio della sua permanenza sull'isola. Ma la voglia di riabbracciare sua moglie e suo figlio è più forte di ogni altra cosa e Ulisse decide di partire lo stesso. Egli giunge presso l'isola dei Feaci, che lo soccorrono, e qui conoscerà Nausica, altra fanciulla che nutrirà sentimenti molto forti per Ulisse. I Feaci ascoltano tutta la storia del re di Itaca e decidono di aiutarlo a tornare a casa. Una volta giunto ad Itaca, Atena, che lo aveva protetto per tutto il viaggio, lo trasforma in Odisseo, un uomo vecchio e malandato, per impedire ai proci di ucciderlo. Giunto nei pressi del palazzo, verrà riconosciuto per primo dal cane cieco Argo e in seguito dalla sua balia Euriclea, che mantiene il segreto. Nel frattempo i proci scoprono il trucco del telaio di Penelope e la mettono alle strette nella scelta del suo nuovo marito. O sceglierà o verrà uccisa. Penelope lancia una sfida: colui che riuscirà a tendere l'arco di suo marito Ulisse e a far passare una freccia sotto 12 asce sarà il suo sposo. I proci proveranno uno ad uno a superare la prova, ma nessuno di loro riuscirà nell'impresa, finché non si fa avanti Odisseo, che riuscirà nell'impresa di scoccare una freccia da quell'arco e a far passare la freccia lungo le 12 asce. I proci sono convinti che è un altro inganno di Penelope, che rischia ora la vita più che mai, ma Ulisse nel frattempo aveva preparato la trappola, fa chiudere il palazzo e si libera con i suoi soldati dei suoi nemici. Penelope non riconosce il marito e si rivolge allo straniero dicendogli che farà portare ai suoi servi il letto di suo marito per poterlo far dormire nel palazzo. Ma Odisseo risponde che il letto è stato costruito su un albero d'ulivo e che è impossibile spostarlo. Udendo queste parole, Penelope riconosce il marito. Odisseo era Ulisse, che dopo ben 20 anni di assenza era tornato a casa. Successivamente Ulisse giunge al cospetto del vecchio padre Laerte, che lo credeva ormai morto. La gioia di Laerte di rivedere il suo amato figlio fu immensa, ma la felice adunata familiare fu interrotta dall'arrivo dei parenti dei proci, giunti lì per uccidere Ulisse e vendicarsi della morte dei loro familiari, uccisi dal re di Itaca. Atena sopraggiunse a sedare gli animi, affermando che quanto era successo non era responsabilità di Ulisse, ma il volere degli dei. Così i parenti dei proci tornarono nelle loro case e Ulisse poté tornare a regnare su Itaca. L'Eneide è un poema epico scritto dall'autore latino Virgilio tra il 31 a.C. e il 19 a.C. Il poema narra le vicende del troiano Enea
e descrive il viaggio dell'eroe dopo la caduta di Troia, la città di Enea, che fu conquistata e distrutta dagli Achei. L'Eneide è composta da 12 libri e venne pubblicata dopo la morte di Virgilio dall'imperatore Augusto. Vediamo insieme i primi 6 libri. Nel primo libro, Enea fugge da Troia, la sua città ormai distrutta dalla furia degli Achei. Con Enea ci sono anche i penati, delle divinità da condurre in un luogo dove poter fondare una nuova e gloriosa città. Ma Giunone vuole impedirglielo, in quanto infastidita per aver perso una gara di bellezza con la madre di Enea, che è Venere. Giunone fa scatenare una tempesta con la complicità di Eolo, il dio dei venti, ed Enea si ritrova nel mezzo del Mediterraneo proprio quando era arrivato nel Mar Tirreno. Ma Poseidone, accortosi di tutto e seccato perché il mare è sua competenza, calma le acque e permette a Enea di giungere sulle coste della città di Cartaginis, che sarebbe Cartagine. Giunto a Cartagine, con la nave danneggiata dalle tempeste divine, Enea vede una cacciatrice che è sua madre Venere travestita, che lo mette in guardia riguardo a Cartagine e alla sua regina Didone, mentre Mercurio avverte i cartaginesi dell'arrivo di Enea, che verrà accolto con onore e Venere farà in modo di far innamorare Didone di Enea. Nel libro secondo e nel libro terzo, Enea, durante il banchetto con Didone, racconta le sue avventure alla regina cartaginese, che ascolterà l'eroe troiano con tanta passione. Enea racconta a Didone dell'inganno del cavallo di Troia preparato da Ulisse per ingannare i troiani. Enea racconta delle profezie di Cassandra e di Laocoonte e della disperata lotta dei troiani per difendere la loro città e della fuga col padre Anchise. Inoltre Enea racconta alla regina cartaginese della morte del re di Troia Priamo e della voglia di uccidere Elena e della moglie Creusa dispersa che compare in un sogno ad Enea. Enea racconta a Didone anche di aver incontrato l'anima di Polidoro, il figlio di re Priamo, trasformato in una pianta. Enea racconta a Didone anche di essere stato a Delo e di aver interrogato l'oracolo di Apollo per capire dove sarebbe dovuto andare per fondare la nuova Troia e la nuova stirpe dei troiani. L'oracolo, pronunciandosi, dice ad Enea di cercare l'antica madre, che per il padre Anchise corrisponde a Creta. Enea infine racconta a Didone che dopo varie tappe giunge a Creta, ma lì i penati gli verranno in sogno, dicendogli che la destinazione giusta era Coritus in Italia. Durante il viaggio il padre Anchise muore a Drepano. Nel libro quarto assistiamo allo scoppio della passione di Didone per Enea dopo aver ascoltato il racconto di Enea. Didone confida alla sorella Anna il suo amore per Enea, ma Anna ricorda a Didone che la regina ha giurato fedeltà eterna al defunto marito Sicheo. Il giorno dopo Enea e Didone partono per una battuta di caccia, ma una tempesta li sorprende e i due, rifugiandosi in una grotta, si abbandonano alla passione, ma questo momento di passione non passa inosservato. Un mostro alato, la fama, informa infatti di Enea e Didone un certo Larba, un pretendente respinto da Didone, che adirato avverte Giove dell'accaduto, che a sua volta inviterà Mercurio a ricordare a Enea la sua missione principale. Così Enea è costretto ad abbandonare Cartagine. Didone lo implora di restare, ricordando all'uomo di averlo accolto, salvato dal naufragio e dalle tempeste divine, ma Enea è costretto a lasciare Cartagine. Didone disperata prepara con la sorella Anna un rogo dove si getta anche lei dopo essersi trafitta con la spada di Enea. Enea in partenza si volta e vede il rogo. Nel libro quinto Enea giunge in Sicilia a Erice, ospite di re Agesta,
Enea organizza giochi funebri non lontani dalla tomba del padre Anchise, lasciando le navi incustodite. Giunone ne approfitta per ingannare le donne troiane, che bruceranno le navi dei troiani e costruiranno delle mura. Enea decide di restare e di fondare una nuova città, Acesta, e suo padre gli verrà in sogno dicendogli che Enea dovrà discendere gli inferi con l'aiuto di una sibilla. Nel libro VI Enea giunge a Cuma e si trova al cospetto di Deifobe, la sibilla che lo condurrà negli inferi, e preannuncia ad Enea che vi saranno guerre difficili da combattere e un nuovo Achille dovrà essere affrontato. Enea giunge nell'Ade con Deifobe, i due giungono nei pressi della porta per l'inferno, il fiume Acheronte, dove le anime vengono traghettate verso la sponda opposta del fiume. Superato l'Acheronte e Cerbero, il mostruoso cane a tre teste dell'Ade, Enea incontra tra gli altri diversi eroi, guerrieri troiani e Didone, che sdegnosamente ignora Enea. Enea incontra anche il padre Anchise, che gli confida il fatto che le anime trovano sempre nuovi corpi in un ciclo perenne di nascite. La discesa degli inferi conclude il ciclo dei primi sei libri. Dal libro VII al libro XII vi sono le narrazioni riguardanti la guerra latina. L'Eneide è composta da 12 libri e venne pubblicata dopo la morte di Virgilio dall'imperatore Augusto. Vediamo insieme gli ultimi 6 libri dopo aver visto i primi 6. Nel 7° libro Enea e Deifobe elencano i personaggi che faranno grande un giorno Roma e torneranno nel mondo dei vivi attraversando la porta dei sogni. Enea giunge finalmente sulla foce del Tevere dopo aver seppellito la sua nutrice Caieta nella città che porterà il suo nome, l'odierna Gaeta. Enea invia un messaggero al re latino per comunicargli il suo arrivo. Il re latino accoglie Enea con benevolenza anche perché il dio Fauno gli aveva preannunciato l'arrivo di Enea. Per questo motivo il re latino aveva rifiutato di dare sua figlia Lavinia in sposa a Turno, re dei Rutuli, anch'esso semidio come Enea, in quanto figlio di una ninfa che verrà reso geloso da Giunone, che continua pertanto la sua opera di ostruzione e di disturbo nei confronti di Enea. Nel libro VIII Turno decide pertanto di fare la guerra a Enea, potendo anche contare su molti alleati, fra i quali Mezenzio, il re etrusco di Cere, Clauso, il re dei Sabini, Ufente, il re degli Equi e Umbrone, condottiero dei Marsi. Enea è solo e ha bisogno di alleati. Enea fa un sogno provvidenziale. Il dio Tiberino lo invita ad allearsi con Evandro, il principe di una città del Palatino. Dopo aver sognato il dio Tiberino, l'eroe troiano si reca da Evandro, che a sua volta lo invita a recarsi dal potente Tarconte, capo di tutti gli Etruschi. La madre Venere dona ad Enea delle armi divine per affrontare Turno e gli alleati. Nel libro IX, Iride, divinità che aiuta Giunone ad ostacolare Enea, informa Turno dell'assenza dell'eroe Enea dall'accampamento dei troiani. Turno decide così di attaccare i troiani che resistono, compiono delle sortite uccidendo diversi nemici, ma due compagni di Enea verranno uccisi, Niso ed Eurialo. Turno non riuscirà tuttavia ad espugnare l'accampamento troiano. Il libro X si apre con un concilio tra gli dei nel quale Giove è molto arrabbiato a causa dello scoppio del conflitto tra i troiani e la coalizione di popoli italici. Giunone attribuisce la colpa dello scoppio del conflitto ai troiani, mentre Venere, preoccupata per il figlio Enea,
chiede a Giove di non abbandonare i troiani in quanto sono circondati da forze molto più numerose di loro. Dopo il concilio degli dei, Enea torna insieme ai suoi alleati etruschi, riesce ad aiutare i suoi guerrieri troiani e con i suoi soldati fa strage dei nemici. Ma Turno riesce ad uccidere il figlio di Evandro, l'alleato di Enea, Pallante, grazie anche all'aiuto di Giunone. Nel libro undicesimo la guerra si ferma per consentire alle parti di seppellire i propri morti. Tra gli alleati italici di Turno sono caduti personaggi illustri come Mezenzio, il re di Cere, e suo figlio Lauso. Enea propone a Turno un duello fra loro due per chiudere la guerra, ma Turno rifiuta. Il libro racconta della ripresa della guerra e gli scontri nelle fasi iniziali favoriranno i troiani e gli alleati. Nel libro dodicesimo Turno si convince a sfidare Enea, ma la sorella Giuturna, incitata da Giunone, convince gli alleati italici ad attaccare. Turno ed Enea tornano a combattere ed Enea viene ferito ad una coscia. La madre Venere giungerà a curare la ferita del figlio. Turno si accorge che la sorella Giuturna, per effetto di Giunone, incita i soldati a combattere, così decide una volta per tutte di affrontare in un duello fatale Enea. Gli dei non influiranno sulle sorti del duello ed Enea, alla fine, riuscirà ad uccidere Turno con una lancia. Grazie al vittorioso duello contro Turno, Enea si rappacifica con i popoli italici e i troiani possono così stabilirsi nel Lazio. Lavinia, la seconda sposa di Enea, darà alla luce un figlio di nome Silvio, secondo figlio di Enea dopo Ascanio, avuto da Creusa, la figlia di Priamo. A Silvio succederanno altri discendenti fino ad arrivare a Romolo, che nel 753 a.C. fondò la città di Roma.